Ciao a tutti e benvenuti a questa prima e ultima puntata della nuova rubrica che abbiamo intitolato Top 7 dei peggio individui del Crogiolo. Al settimo posto troviamo il manichino, le caratteristiche. Non si conosce la ragione del perché faccia PvP nonostante l'ignobile ratio e la pessima skill. La sua partita migliore l'ha fatta contro 6 canguri addestrati, la serie di uccisioni più lunghe di 7 ottenuta per intercessione della Madonna di Lourdes. Ha speso 156 euro per arrivare al faro e ha fatto suicidare 94 carriatori. Pro fa girare l'economia, contro fa girare i coglioni quando lo hai in squadra. Ma veniamo alla sesta posizione, il finto sniper. Caratteristiche: passa il 95% del suo tempo in hard scope mirando il nulla. Non sa cosa sia il combattimento ravvicinato, potrebbe benissimo fare a meno delle armi primarie. Entra in crisi mistica dopo un doppio headshot ed è un maestro nella mimetizzazione, infatti alcune volte neanche lo si trova in partita. I pro fa giocare in 5 gli avversari, i contro viene spesso dimenticato anche dai compagni. Quinta posizione, il cauto. Le caratteristiche: non si muove molto, aspetta che la mappa ruoti spontaneamente attorno a lui. Resta spesso ultimo guardiano in Osiride ma muore male pochi secondi dopo. Gira l'intera mappa in 14 minuti quando va di fretta, non sa mai quando utilizzare la super e quando la usa uccide parti inanimate della mappa. I pro: ultima ancora di salvezza in Osiride, contro rimane in vita il tempo di una scoreggia. Al quarto posto troviamo il ribelle. Usa solamente armi del cazzo, con perk del cazzo e caratteristiche del cazzo. Usa soprattutto classi del cazzo in modalità particolari come pandemonio rissa o pandemonio scontro. Viene costantemente arata da qualsiasi forma di vita sulla faccia della terra. La sua funzione è relegata a quella di escaviva. I pro: alza il radio agli avversari, il contro rovina la vita a molti giovani nabbi che si affidano ai suoi consigli. Terzo posto per lo psicopatico. Da avversario è fastidioso come un grosso gatto che si arrampica sui coglioni. Tenta di fare il fenomeno ma va spesso in negativo. Usa principalmente il blink pompa anche in mappe enormi. Non ha limiti, trita il cazzo ovunque e a qualunque ora del giorno. I pro: confonde i nemici. I contro: è sempre in mezzo ai coglioni. Al secondo posto invece troviamo lo sculato. Droppa in un giorno ciò che tu non hai droppato in un anno. Quando gioca non viene cagato dai nemici, incontra solo gente one shot. I proiettili gli fanno la sagoma, mai morto per disavventura. Non ha compagni perché la maggior parte di loro è morta dopo aver consumato il fegato durante i suoi drop. Pro: nessuno. Contro: esiste. E alla prima posizione si colloca il merdoso. Le caratteristiche: ha dato il via alla tua carriera di bestemmiatore seriale. Fa così tanto schifo al cazzo che nemmeno i suoi personaggi vorrebbero essere toccati da lui. Ti bagherebbe anche sua mamma qualora giocasse. Usa nick che ti fanno andare in cancrena il pene alla sola lettura. Può essere chiamato affettuosamente cancro. Ha un carattere così di merda che anche la famiglia lo schifa. I pro: prima o poi la morte verrà anche per lui. I contro: purtroppo non sarà una cosa velocissima. Con questo abbiamo concluso questa fantasmagorica classifica delle peggiori persone che possiamo incontrare durante le nostre partite in PvP su Destiny. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti e a risentirci al prossimo video. Ciao ciao!